Qualche anno fa Gian Arturo Ferrari, definendo il mestiere dell'editore, disse: per 10 anni è una traversata del deserto, come gli ebrei in fuga dall'Egitto. Come è andato questo primo anno di deserto allora? Ma insomma, il primo anno si può sopportare ancora magari la sete, sarà difficile magari riuscire a sopportare 10. Comunque, se poi uno diventa un colosso come Mondadori, ben vengano anche 10 anni di sete. Insomma. Avete pubblicato un'antologia che punta molto sull'eterogeneità delle voci, ci sono anche molti nomi di scrittori già noti. Sì, un'antologia che ho curato io, ho chiesto a tutti gli amici scrittori, conoscenti scrittori di mandare un racconto, alcuni sono stati gentilissimi e mi hanno risposto questo invito. E abbiamo i racconti di Gianluca Morozzi, Chiara Gamberale, Dario Buzzolan, poi sicuramente non li dico tutti, altrimenti ne dimentico qualcuno. In ogni caso ce n'è per tutti i gusti, anche perché Las Vegas è un posto dove convivono stili anche diversi, no? Ma io ho cercato di indirizzarlo verso la narrativa pura, quindi tagliando già la narrativa di genere, che tra l'altro è quella che vende di più, quindi tagliandomi anche le gambe e da solo. Allo stesso tempo però credo che sia giusto non restringere neanche troppo il campo, perché poi alla fine si fa una scelta che rischia anche di penalizzare la possibilità di essere letti. Quindi all'inizio, soprattutto con questa collana, vorremmo riuscire a raggiungere il maggior numero di lettori possibili, quindi giovani, ma anche giovani non in senso strettamente anagrafico. Se un esperto di marketing venisse qua e dice: se mi devi trovare 3 parole per costruire un brand a Las Vegas. Las Vegas, luci, colori e poi azzardo, perché chiaramente appunto Las Vegas si richiama anche proprio questa atmosfera qui. Aprire una casa editrice oggi è più che un azzardo, quindi però è anche una possibilità. Allora Christian, attraversiamo una città dove non ci si bacia più, è una versione hard di Fahrenheit? È un libro che tra l'altro mi ha ispirato moltissimo, quando ero appunto bambino l'ho letto e mi ha sempre riportato a quel tipo di situazione, mi chiedevo come ci si potesse vivere, cioè a vivere in un paese dove ti vietano qualcosa. In questo caso ho pensato che una legge potesse vietare l'amore e mi domandavo come potesse appunto accadere questo, e ho trovato la soluzione man mano, quindi ponendomi tra l'altro come se fossi stato io vietato, a me fosse stato vietato questa cosa, e quindi l'avevo anche in prima persona e poi ho trasposto appunto in questo primo libro. Dentro di me convivono questi due lati, sono un grande melanconico, un grande romantico, per cui ancora adesso se leggo qualche libro preferisco leggerne uno nuovo e uno del passato, e infatti in quel periodo stavo rileggendo La grammatica della fantasia di Rodari, per esempio, così come Le fiabe italiane curate da Italo Calvino, che mi hanno sicuramente dato tantissimo sostegno anche a livello letterario. Pensando proprio a questo romanzo, ho puntato molto ad esempio su quello che è la memoria collettiva, la memoria storica ad esempio di un popolo, e secondo me la storia è sicuramente un sostrato che dobbiamo sempre avere in mente e al quale dobbiamo sempre riferirci. Non è una molto spesso quando si scrive sia sempre presente la propria storia umana, il proprio percorso umano e basta, e oggi è importante comunque confrontarsi come scrittore con la storia che ti circonda, sia che sia piccola anche del tuo stesso paese per esempio, o sia della storia invece universale.